Allora, eccoci, buongiorno a tutti. Siamo qui per un sabato AICIM. Come sempre, nella piena tradizione di AICIM, continuiamo con l'impegno nostro di continuare questo percorso. Un percorso che, dicevo, mi sono trovato l'altro giorno a descrivere. Se chi scarica tutti i vari sabati AICIM, sostanzialmente capirà che c'è un filo logico, un fil rouge che unisce i nostri momenti di incontro. E questo fil rouge fondamentalmente descrive la strategia AICIM per le PMI. È doveroso, come Presidente, fare un cenno sull'attuale situazione. AICIM non vuole risultare un'associazione che vive fuori dal tempo, quindi abbiamo appena concluso una guerra pandemica e adesso purtroppo stiamo assistendo a una guerra vera, tradizionale, una cosa incredibile. Nessuno di noi mai avrebbe pensato che c'era lo spazio o la possibilità di poter combattere una guerra tradizionale in Europa. È così, questa guerra avrà degli effetti devastanti, al di là del punto di vista umano, ma anche dal punto di vista economico-finanziario sulle nostre imprese. E quindi ecco che AICIM, al di là di aver appoggiato una campagna di aiuti all'Ucraina, credendo di sostenendo sostanzialmente delle persone serie che si impegnano in questa direzione, quindi le associazioni serie che si impegnano in questa direzione, ecco il contributo che dà AICIM a questa situazione incredibile, dalla quale chiaramente prendiamo totalmente le distanze come cittadini, come imprenditori e come persone civili, è quella di continuare nel nostro impegno senza pensare che, vabbè, tanto cosa stai a dire? No, è proprio in questo momento di grave difficoltà. Come è stata la crisi pandemica, come è stato e quello che sarà la situazione economico-finanziaria. In questo momento ci sono dei colleghi imprenditori che non hanno i forni spenti, che hanno le ruliere ferme, hanno tutto fermo perché tra i costi della crisi energetica, tra l'altro in larga parte ingiustificata, e la mancanza di materie prime, i pagamenti in rubli, i fornitori che non consegnano, è una situazione veramente per le nostre. C'è un problema di audio, Gianmarco. Ecco, mi sentite di nuovo? Ditemi se mi sentite cortesemente. Tutto a posto, bene. Sì, sì. Ok, allora stavo dicendo, quindi in questo scenario disastroso, qual è il contributo di AICIM? Il contributo di AICIM è continuare insistentemente a lavorare come abbiamo sempre fatto, portando avanti i nostri temi, essendo consapevoli che in questo momento e nei prossimi 6-12 mesi le aziende affronteranno di nuovo, anziché un momento di respiro, un momento che tutti si auspicavano dopo la crisi pandemica, un momento così di entusiasmo, di rilancio, come anche io stesso mi sono trovato qui a dire nel webinar scorso, niente di più. Quindi confermo l'entusiasmo e tutto il resto, però è chiaro che a questo punto gli scenari sono cambiati, le difficoltà saranno crescenti. Quindi a maggior ragione i temi che AICIM porta avanti devono essere sostenuti con maggior vigore possibile da tutto il team AICIM, da tutti gli associati AICIM, da tutte le associazioni nostre amiche, perché tutte le volte vi ricordo che quando facciamo questi webinar poi ci sono decine di migliaia di visualizzazioni perché vengono ribaltati i nostri webinar, i nostri articoli e le nostre cose. Ha una grande visibilità, AICIM, per fortuna. E quindi sempre con maggior vigore dobbiamo sostenere i nostri temi, adeguarli chiaramente ai tempi correnti e cercare di dare dei contributi ai nostri colleghi imprenditori per sostenerli e per dare il nostro know-how al fine di portare a casa il miglior risultato possibile. Cioè è esattamente in questi momenti dove l'imprenditore, il consulente direzionale, l'advisor devono unirsi e mantenere la barra dritta sul piano strategico. Devono chiaramente valutarne la sostenibilità e cercare di mantenere, se più possibile, la barra dritta e ridurre i tempi e andare avanti. Questo è quello che è il messaggio di AICIM principale, il nostro impegno, ed è quello che facciamo tutti i giorni. Il tema di oggi è un tema particolarmente importante, quindi alla luce di quello che ho appena detto è fondamentale
una pianificazione sempre più attenta, sempre più caparbia, sempre più determinata a sviluppare i temi di crescita dimensionale, apertura del capitale, soprattutto in questi momenti, certo, con dei paradigmi un po' cambiati, con delle attenzioni un po' cambiate. Ecco perché, tornando al discorso di prima, l'appuntamento di oggi è particolarmente interessante, perché continuiamo a portare i case history delle aziende, di imprenditrici e di imprenditori, come oggi vedremo, di grande valore, di grande successo, che portano i loro case history. Parliamo oggi di passaggio generazionale, e in più abbiamo, come sempre facciamo, invitato una società partner, un'istituzione che porterà strumenti concreti, ci farà vedere strumenti concreti e pratici che servono a portare a terra poi, perché come sempre vi dico, iChim cerca di scaricare a terra e non è, i nostri webinar non sono mai teoretici, sono sempre, c'è una linea strategica che iChim porta avanti, portiamo dei case history che hanno toccato con mano e poi diamo strumenti. Quindi ringrazio i relatori, ringrazio Andrea Spensieri, che tra l'altro ufficialmente accolgo, quindi al quale lascio la parola in questo momento, e per l'organizzazione di questo webinar, che ritengo particolarmente importante e sensibile, perché il passaggio generazionale è un grande tema da sempre nelle imprese, è sempre visto in un'accezione negativa, cioè come un po' se il passaggio generazionale fosse sempre, è un problema da gestire senz'altro, ma se gestito bene può essere assolutamente una leva competitiva. Le aziende italiane, come poi quasi tutte quelle europee, moltissime anche americane, molti non lo sanno, ma gli Stati Uniti hanno tantissime piccole e medie imprese, anche se invece nell'immaginario collettivo gli Stati Uniti hanno sempre questi gigantoni che ci sono, ma in realtà chi ha avuto le filiali in America, come me da 20 anni, sa che in realtà sono PMI. Il passaggio generazionale deve essere un'opportunità, perché le aziende familiari sono un valore, vanno manageralizzate, cioè sapete benissimo qual è l'iChim pensiero, però occorre gestire con grande attenzione, perché gestito male il passaggio generazionale effettivamente è stata una delle grandi cause dei problemi delle nostre PMI. Grazie a tutti, poi ci risentiamo più tardi, lascio la parola ad Andrea, che ringrazio ancora per aver organizzato questo interessantissimo incontro. Prego. Grazie Presidente, allora io vi introduco rapidamente la giornata di oggi, ringraziando naturalmente tutti i presenti e tutti i relatori già anticipatamente. Parto da una considerazione che noi abbiamo sempre fatto dall'inizio, dai primi articoli, dai primi webinar. Il mondo finanziario è fondamentalmente affianca le imprese ed è disponibile a ogni tipo di supporto. Proprio ieri eravamo da un player internazionale che tutti i giorni fa questo mestiere, supporta finanziariamente le imprese, e ci ricordavano che ci sono ormai 3.100 miliardi di denaro paziente, viene definito così, pronto per essere immesso nelle PMI, e tutti i giorni viene immesso nelle PMI. Noi come iChim, e come in particolare come team finanza e controllo, insistiamo da sempre su questo argomento, quindi aiutare le imprese a dotarsi di tutti gli strumenti di controllo della gestione e di finanza operativa che permettono naturalmente di intercettare queste che sono fonti e linfa vitale per le imprese, perché la finanza è linfa vitale per le imprese, la leva finanziaria è concetto fondamentale nella gestione di imprese. Oggi parliamo di uno strumento di controllo della gestione, e che può essere visto naturalmente da tanti punti di vista, quindi dal punto di vista legale, fiscale, amministrativo, gestionale, intergenerazionale e umano, che è il passaggio generazionale. Ne parliamo all'AICI in maniera, come sempre, quindi in maniera assolutamente concreta e parlando di casi esistenti e vivi. Ne parliamo naturalmente con Lucia Romagnoli, che è imprenditrice, consulente di impresa e anche business angel, con un'intervista nella quale ci aiuterà come moderatore Marco Curti, che è un advisor e socio fondatore di iChim e direi un advisor di notevolissima esperienza. E subito dopo Stefano Casone ci introdurrà Leonardo Arienti, vicepresidente di Sifir Fiduciaria, che ci parlerà anche qui di case history, quindi di business concreti in cui
vengono applicate tutta una serie di strumenti fondamentali per il passaggio generazionale. Quindi non faccio perdere altro tempo e cedo la parola a Lucia Romagnoli e Marco Curti. Vi ricordo, potete naturalmente fare domande in chat, il Q&A è previsto alla fine degli interventi e in base al tempo disponibile risponderemo o immediatamente oppure vi risponderemo in separata sede successivamente. Quindi buon lavoro, ci rivediamo a fine lavori. Prego Marco e prego Lucia. Grazie Andrea. Buongiorno a tutti, buongiorno in particolare a Lucia. Con Lucia parliamo di passaggio generazionale. Grazie al fatto che lei ha vissuto in prima persona questa esperienza. Faremo così, io ho preparato 7 temi, su ciascuno dei temi ci scapperà la domanda. Sentiamo Lucia, ripeto, sulla base di un'esperienza pratica, come sottolineato dai precedenti interventi, come superare questo tema e farlo diventare, come ha detto Gianmarco, un'opportunità e non una minaccia. Naturalmente parliamo di PMI, non parliamo di grandi imprese, questo è sempre un nostro tema dominante. Bene Lucia, allora, il primo tema è: gran parte delle PMI è di proprietà a conduzione familiare, questo lo sappiamo. Ora, cosa c'è di positivo e di negativo ai fini del passaggio generazionale su questo aspetto? Grazie Marco. Dunque, breve presentazione. Sappiamo tutti che le PMI in Italia hanno un grande peso perché più del 90% delle imprese italiane sono PMI e più dell'80% degli occupati, dei lavoratori sono occupati in PMI. Quindi storicamente le PMI hanno sempre avuto una grande importanza nel sistema economico italiano. Molte sono nate negli anni 60, 70, 80 e da spesso, adesso non voglio generalizzare, comunque spesso da imprenditori che hanno avuto una buona idea di prodotto e hanno sviluppato la propria azienda nel tempo, detenendo come famiglia o il controllo totale o in genere anche solo la maggioranza, però insomma il controllo della società. E nel tempo, con lo sviluppo dell'azienda, hanno inserito pian piano membri della propria famiglia in posizioni operative le più diversificate. Questo per varie ragioni, che adesso non è il caso di elencare. Una in particolare, forse voglio ricordare, è diciamo che qualche decennio fa, appunto, molti imprenditori pensavano che inserendo dei membri della famiglia all'interno della propria azienda, inserivano persone di cui potevano fidarsi di più e quindi potevano detenere meglio il controllo della propria azienda. Oggi queste logiche non sono più, non tengono più, insomma. Fino agli anni 90 anche l'idea del piccolo e bello era un'idea condivisa. Oggi non più, perché il contesto internazionale è cambiato radicalmente. La velocità dei cambiamenti è diventata vertiginosa, quindi ci sono, tra l'altro, appunto, come ricordava Gianmarco prima, degli eventi geopolitici assolutamente impensabili solo fino a 15 giorni fa. Quindi la complessità dello scenario complessivo è aumentata. Quindi queste logiche prettamente familiari non tengono più. Oggi diventa sempre più necessario separare le logiche familiari dalle logiche, vogliamo chiamarle, dinamiche, insomma, di impresa, attraverso regole ben precise che possono essere codificate e condivise, devono essere condivise dai membri della famiglia. E queste logiche, queste regole possono essere applicate nei vari passaggi strategici di un'impresa.
anche per esempio nell'immissione di un nuovo membro, magari giovane dentro l'impresa, oppure tanto più regolare il passaggio, i passaggi generazionali, il passaggio di deleghe di potere fra l'imprenditore magari di prima generazione a quello di seconda e via dicendo. Io, Lucia, come secondo punto, ricordo una tua frase che diceva: il controllo dell'azienda non deve essere un freno per la crescita. Qui c'è di mezzo la responsabilità sociale dell'imprenditore, andiamo su un tema un po' delicato. Sì, secondo la mia esperienza, io parlo sempre solo, cioè per la mia esperienza, non voglio generalizzare, ma secondo me la responsabilità sociale dell'imprenditore di PMI c'entra e come, perché storicamente l'imprenditore di PMI è sempre stato molto attento alle esigenze, alle così necessità, è stato vicino, diciamo, ai propri collaboratori, e tuttora molti lavoratori preferiscono lavorare in una PMI piuttosto che magari in una grande multinazionale dove non si sa bene chi comanda e dove, da dove vengano le strategie, quindi ci si sente molto lontani da certe realtà. Quindi molti lavoratori ancora tuttora preferiscono lavorare in PMI. Il punto delicato è fino a quanto l'imprenditore si deve spingere a volere mantenere il controllo della propria azienda a tutti i costi. Voglio dire, ci possono essere, purtroppo si presentano spesso a molte imprese, il momento in cui l'imprenditore, il bravo imprenditore, deve chiedersi se la sua volontà di mantenere il controllo della propria impresa può mettere a rischio la continuità stessa dell'impresa e può mettere a rischio quindi anche il futuro dei propri lavoratori. Ecco, quindi il dilemma è di trovarsi di fronte al dubbio, ma mantenere questo controllo a tutti i costi, rischio di mandare la mia impresa al declino, verso il declino. Ecco, allora, di fronte a un dilemma del genere, un bravo imprenditore deve avere il coraggio di esplorare anche strade diverse che possono portare anche a perdere la maggioranza, il controllo della propria azienda, che possono portare però a individuare vie di sviluppo della propria azienda, magari ritagliandosi una quota di minoranza per sé e per la propria famiglia. Quindi sono decisioni molto delicate che però devono essere prese, tanto più in questo contesto sempre più complesso, distaccandosi sempre più dalle logiche familiari, o perlomeno non stando attento solo a queste. Ecco, ci sono più se ne distacca, meglio è. Ecco. Marco, non si sente l'audio. Hai aperto la porta a un altro tema delicato, che è questo: scegliere la scelta del successore per competenza oppure per anzianità o amore, visto che siamo all'interno della famiglia. Ora, questo è facile dirsi, uno dovrebbe dire certo che per competenza, ma poi in realtà nella tua esperienza cosa può succedere, cosa succede e cosa bisognerebbe fare? Dunque, la cultura del merito, se Dio vuole, comincia a essere un argomento che viene dibattuto sempre di più in Italia, quindi nelle PMI anche deve essere sempre più dibattuto e bisogna cercare di portarlo avanti. Anche qui il bravo imprenditore si trova dovrebbe valutare i potenziali successori, meglio il, dopo vi spiego perché, insomma, meglio singolare, il potenziale successore
in base a delle competenze sia tecniche così dette, insomma le hard skills, che anche quelle soft. Quindi non, anche qui non deve tener troppo conto degli aspetti familiari, ma delle vere competenze. Parlando di, per esempio, di competenze tecniche, delle hard skills, ad esempio, alcune possono essere l'avere avuto un'esperienza in una, del successore potenziale in una impresa che non c'entra nulla con la famiglia, in un'impresa di altre realtà che non ha nulla a che fare con le imprese di famiglia, oppure vabbè, la conoscenza minima, insomma, come minimo dell'inglese, gli studi fatti, l'università, un master magari in discipline inerenti al business dell'impresa. L'affiancamento con dei manager, se ci sono, insomma, ad esempio. Queste sono alcune hard skills che l'imprenditore deve poter valutare in modo oggettivo. Poi ci sono le cosiddette soft skills, che sono quasi più importanti, che sono doti che però possono essere allenate e accresciute, doti soft. Alcune importanti, secondo me, sono, visti anche i tempi, la flessibilità mentale e l'adattabilità ai cambiamenti, visto anche come cambia il mondo a velocità vertiginosa, la capacità di ascolto, che è importante in un leader, saper ascoltare gli altri più che farsi spazio con il proprio ego. L'inclusività, cioè sapere magari includere lavoratori che rappresentano minoranze, tipo le donne o i giovani, che possono apportare know-how diversi. Quindi queste soft skills unite alle hard skills devono essere la base su cui l'imprenditore dovrebbe scegliere il proprio successore. Dico perché secondo me bisogna avere anche il coraggio di sceglierne uno. Comunque magari dopo ne parliamo. Caro Lucia, facciamo adesso una deviazione dalla strada, usciamo dalla famiglia e cominciamo a parlare di introduzione in azienda di manager esterni, magari anche part time. Però l'accoglimento vero, la partecipazione di manager ed esterni alla famiglia, quindi personaggi che entrano nelle decisioni della famiglia e le determinano. Ecco, questo è un altro punto importante, perché anche l'introduzione, l'immissione di manager esterni per molti imprenditori, magari di generazioni, di prima generazione, era un po'... era difficoltoso per loro introdurli, sia per ragioni culturali, insomma, come quelle che vi accettavo, che accennavo prima, sia anche per ragioni di costo, perché effettivamente per una PMI un contratto di dirigente classico può essere un costo. Però c'è da dire che oggi ci sono anche questi i contratti di temporary management che possono essere benissimo abbordabili dal punto di vista dei costi da una PMI. Il punto è anche avere cioè comprendere che magari mettere un manager esterno anche temporaneamente dentro la propria impresa può aumentare le competenze di programmazione e controllo, che in molte PMI sono ancora carenti. Quindi io mi auguro che sempre più imprenditori di PMI capiscano che poi mettere dei manager esterni sia un bene, non un rischio, non un male. Facciamo una deviazione ancora più forte, ancora più grossa, e portare dentro investitori esterni, portare dentro i famosi soci. Quello è un po' come un salto carpiato doppio, ritenuto mortale molte volte da molti imprenditori, perché
Pronto? Sì, scusate, c'è qualcuno che... Quindi è un diciamo un salto mortale per molti imprenditori perché hanno magari l'idea, insomma, molti di essi, non generalizziamo, non tutti, insomma, molti di essi hanno l'idea che magari l'investitore esterno possa essere solo il grande gruppo industriale che magari entra e compra l'azienda e poi espelle la famiglia dell'imprenditore. Non dico che questo a volte non capiti, perché capita anche questo, però oggigiorno il piccolo medio imprenditore deve sapere che ci sono anche strumenti di finanza alternativa, cioè strumenti di reperimento di fonti finanziarie alternative che solo anche qualche anno fa non c'erano. Ad esempio, ci sono adesso, da qualche anno, insomma, dei fondi di private equity specializzati nelle PMI che entrano con quote di minoranza e poi dopo escono dopo qualche anno, oppure c'è la possibilità di emettere mini bond sempre specialistici per PMI che possono essere anche garantiti da garanzie del medio credito centrale gruppo Invitalia e molte PMI ultimamente si stanno avvicinando ai mini bond. Fino c'è anche da qualche anno un comparto della borsa, la AIM, riservato alle PMI per la quotazione dei PMI, a cui varie PMI magari già un pochino più strutturate si stanno avvicinando. Quindi l'imprenditore di PMI ha oggi disponibili degli strumenti per finanziare la propria azienda che solamente qualche anno fa non c'erano e devono conoscerli, insomma, devono essere conosciuti da molti imprenditori di PMI, questi strumenti. Bene, torniamo in famiglia. Qui arriva il momento in cui si cedono le quote ai figli, se più di uno. E se più di uno, cosa facciamo? Le distribuiamo in parti uguali, diamo di più a uno a un altro. Qui mi sa che tocchiamo un po' la tua storia, non vogliamo dettagli, ma insomma mi sa che su questo tu hai qualcosa da dire. Sì, io dico la mia, parlo dalla mia esperienza, chiaro che anche, ripeto, non voglio generalizzare. Secondo me l'equilibrio delle quote o azioni, insomma del pacchetto azionario in parità a tutti i figli, può essere un equilibrio solamente se non corrisponde a un equilibrio anche nelle deleghe operative, mi spiego. Anche qui l'imprenditore padre o insomma capo famiglia deve valutare quale dei suoi possibili successori, quale dei suoi possibili membri della famiglia è meritevole di più deleghe operative, perché per esempio lo strumento delle codeleghe che nelle PMI compare spesso, cioè ci sono figli che hanno deleghe paritarie, ecco, può essere uno strumento che magari funziona se risponde a logiche veramente di business dell'impresa. Se invece risponde solamente a delle logiche familiari per parificare i figli in modo che magari non litighino, questo è un rischio anche di ingessare un po' l'operatività dell'impresa ed è anche un rischio che di una fittizia coesione fra i membri della stessa famiglia. Quindi l'imprenditore padre o capostipite della famiglia deve avere il coraggio di dare magari le quote uguali ai figli, però di dare le deleghe operative, responsabilità operative, a uno solo. Quello sarà magari l'amministratore delegato e gli altri saranno solo, ma solo fra virgolette, consiglieri di amministrazione. Ecco, io la vedo così, altrimenti torniamo a un interfacciamento di logiche familiari con logiche di business che possono causare
problemi operativi nelle imprese. Ultimo punto che riassume, credo riassuma un po' tutti i temi delicati che abbiamo toccato in precedenza, e cioè passaggio generazionale e cultura d'impresa. Ora, qual è il rapporto tra questi due elementi? Qual è l'equilibrio? Ah beh, io lo vedo, li vedo strettamente legati questi due concetti, cioè innestare per un imprenditore, innestare nella propria PMI più cultura d'impresa significa capire che bisogna innestare più competenze di amministratore, di amministrazione e controllo, che spesso appunto mancano. Quindi che siano queste competenze apportate da manager esterni oppure da membri della famiglia, tanto più da membri della famiglia che le hanno, che le detengono. E quindi è basilare per l'imprenditore individuare chi può portare avanti questa crescita di cultura d'impresa nella propria impresa. L'importante è superare logiche prettamente familiari. Insomma, l'imprenditore deve imparare a distaccarsi un po' dal fatto che è circondato da membri della famiglia, quindi bisogna individuare quelli che hanno le competenze per cercare di navigare in un mondo sempre più complesso e che cambia a una velocità astronomica, nel giro di settimane ci si trova di fronte a scenari assolutamente inimmaginabili. Quindi non dico che non ci sono imprenditori di questo genere, ci sono tanti imprenditori di PMI che stanno già esplorando questi nuovi assetti organizzativi. Molti hanno già immesso dei manager esterni alla propria azienda. Molti stanno già sperimentando alleanze con altre PMI oppure anche aggregazioni con altri gruppi industriali o anche facendo entrare investitori esterni. Quindi ci sono questi imprenditori, diciamo, illuminati, e io mi auguro che ce ne siano sempre di più. Lucia, hai dato delle risposte molto precise a delle domande che io continuo a definire molto delicate. Siamo andati proprio, credo, dentro al tema. Ci dici quindi cosa fai di bello tu professionalmente in realtà oggi? Oggi io sono uscita dalla industria metalmeccanica, dalle macchine automatiche qualche anno fa. Ci ho lavorato una trentina d'anni, quindi una bella fetta di vita. E ho voluto anch'io, insomma, cercato di, una volta uscita, di trovare delle strade alternative un po' diverse. Quindi ne ho trovate due sostanzialmente, qualche consulenza nell'industria piccola, media, metalmeccanica, che è quella che conosco di più. E parallelamente mi sono mossa con molta prudenza a piccoli passi nel mondo delle startup, nelle startup innovative, quindi nel mondo dei business angels, che navigano in questo mondo delle startup, che è un mondo molto diverso dall'industria manifatturiera tradizionale che conoscevo io, un mondo ad alto rischio, insomma, sono imprese ai primi stadi di vita, quindi il rischio è molto alto, quindi per quello io vado un po' cauta, però è un mondo scoppiettante di idee nuove nei settori più disparati, in alcuni settori di cui non conosco niente, che non conosco assolutamente, quindi è stimolante per me restare così aggiornata su realtà assolutamente diverse da quelle che conoscevo. Quindi mi diverto e vado avanti in mondi nuovi. Grazie. Lucia, grazie a te, sinceri complimenti, saluti ancora a tutti. Passo la parola a Stefano Casoni. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Il mio ruolo oggi è solo quello di raccordare l'interessantissimo, a mio parere, intervento di Lucia e Marco, che ringrazio,
Restando nella filosofia ICIM, cioè ICIM intende evidenziare quelle che possono essere le problematiche comuni e però si intende anche di fornire soluzioni. Soluzioni che possono essere anche andare a capire meglio situazioni che possono risultare di primo acchito complesse, ma che in realtà invece possono risultare soluzioni ottimali per risolvere un po' le problematiche di cui ci parlava Lucia, quindi quella di una possibile disgregazione e o frammentazione della compagine sociale in sede di passaggio generazionale, piuttosto che favorire l'ingresso nella società di soggetti esterni, finanziatori, manager, che aiutano la società a proseguire e a passare appunto questo delicato momento. Quindi per far questo, anche in ottica professionale, ho avuto modo in passato di conoscere il mondo delle società fiduciarie, che sono un mondo spesso poco conosciuto, ma a mio parere molto utile, e quindi abbiamo invitato a questo webinar un nuovo socio di ICIM, al quale diamo il benvenuto, che è la fiduciaria SIFIR, e con noi abbiamo l'avvocato Arienti, che ci racconterà un po' della loro esperienza e dell'utilità in certi frangenti dello strumento della società fiduciaria. A te, Leonardo. Grazie, grazie mille Stefano, e grazie all'associazione per l'invito. Ho seguito con molto interesse l'intervento precedente, ci sono tantissimi temi in comune e che verranno anche comunque svolti nel mio, cioè prendendo un pochino quelle che sono le tematiche che sono state diciamo analizzate con riferimento alla famiglia, al tema delle partecipazioni, alla solidarietà, alla diciamo suddivisione delle partecipazioni tra i figli, eccetera. Sono tutti temi molto interessanti che nella mia attività, nell'attività che svolge SIFIR, vengono diciamo affrontati giorno dopo giorno. E ho preparato delle slide in modo da cercare di rendere la mia partecipazione anche più chiara possibile, che adesso metto in condivisione. Spero che le vediate bene. Ottimo. Ecco, perfetto, grazie. Ecco, innanzitutto società fiduciaria. Come diceva Stefano, il tema delle società fiduciarie è poco conosciuto, soprattutto diciamo agli operatori non tecnici. E le società fiduciarie, e in particolare SIFIR, una società di capitale, un SRL, che è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad esercitare l'attività fiduciaria. Quindi, in poche parole, a esercitare l'attività di amministrazione di beni di terzi. Non facciamo investimenti, facciamo semplicemente amministrazione di beni, e poi spiegherò che cosa vuol dire. Quindi, con questa attività tecnica creiamo delle opportunità uniche e vantaggi a favore delle imprese e degli imprenditori, vantaggi spesso non conosciuti, che grazie appunto al mondo fiduciario si riescono a rendere e riescono a rendere molto lineare il passaggio generazionale. L'obiettivo nostro, quali poi anche diciamo professionisti che lavorano con SIFIR, è quello di ottimizzare l'assetto patrimoniale, quindi la proprietà, quindi le partecipazioni, azioni o quote di SRL, e farlo sotto il profilo della riservatezza, della protezione del patrimonio contro eventuali responsabilità patrimoniali, della stabilità nel passaggio generazionale, quindi stabilità della governance, come si diceva precedentemente, anche però della fiscalità, molto importante, e anche guardando sempre il profilo successorio. È un tema di solito non affrontato, già gli imprenditori non vedono bene il passaggio generazionale, figuriamoci dargli diciamo contezza di quello che potrebbe succedere dopo la loro morte. Però è una cosa che
deve assolutamente essere preso in considerazione anche per delle questioni ovviamente civilistiche e legali che devono essere prevenute. Quindi cosa significa ottimizzare l'assetto proprietario? Significa stabilizzarlo e, come previsto nella slide, se l'assetto proprietario dell'impresa è stabile, è stabile anche l'impresa, è stabile anche il futuro dell'impresa. Quindi sicuramente temi importanti per quanto riguarda, diciamo, le deleghe operative, cioè chi è che decide in azienda, nell'impresa, fondamentale, ma fondamentale anche stabilire chi decide, chi poi sarà nominato a decidere. Ecco, quindi in assoluto il controllo dell'assemblea dei soci e la stabilità dell'assemblea dei soci. Un'assemblea dei soci stabile, un passaggio della partecipazione tra le generazioni stabile, rende comunque tutti i temi poi di stabilità dell'impresa in sé, quindi del consiglio di amministrazione, ma anche tutti i temi di finanza molto diciamo più semplici e più solidi. Lucia Romagnoli ha già parlato delle tematiche delle PMI, non le sto a riprendere, quindi io ho dei dati del 2017 dell'osservatorio AUB e di un'industria comunque grande prevalenza sul territorio italiano delle PMI, il 30% sopravvive alla prima generazione e solo il 13% arriva alla terza. Quindi ecco un tema di passaggio generazionale molto importante che poi coinvolge fino al 45% delle PMI attualmente, PMI soprattutto, diciamo, PMI di famiglia. I fattori che condizionano il passaggio generazionale ne abbiamo già parlato molto, quindi mi trattengo il meno possibile per poi andare, diciamo, ai casi pratici. E sostanzialmente dinamiche conflittuali familiari all'interno quindi della famiglia, che anche se non vengono rispecchiate poi all'interno dell'impresa, cioè non sono all'interno del consiglio di amministrazione, non comportano, diciamo, i poteri decisionali, però comportano poi il trasferimento delle partecipazioni e quindi questo può bloccare l'operatività poi futura dell'azienda. Molto importante l'annacquamento, abbiamo parlato anche del controllo e dell'inserimento all'interno della società di familiari, poi ovviamente con la seconda, terza generazione, la creazione dei rami familiari dovuti alla ordinaria successione prevista dal nostro codice civile, ovviamente fa sì che ci sia questo annacquamento e più soggetti diversi e con, diciamo, tematiche conflittuali ci sono all'interno dell'azienda, più c'è il rischio di litigi e di conflitti. E un tema molto importante è anche il legame tra l'imprenditore e l'impresa, che molte volte è troppo forte. Conosciamo tutti gli imprenditori tradizionali, diciamo, e la volontà di lavorare sempre fino all'ultimo, di poter decidere tutto e quindi comunque con dei temi ovviamente passaggio generazionale che sono più complicati, anche la volontà di aprire manager esterni, eccetera, cose che comunque abbiamo già detto e correttissime. Quindi la pianificazione di un passaggio generazionale di successo è una pianificazione che coinvolge diversi fattori. Allora, innanzitutto quello finanziario, quello familiare, quello proprio operativo con il sistema delle procure, delle deleghe, ma anche indubbiamente quello della pianificazione del patrimonio, dell'atto proprietario dell'impresa. Per avere un passaggio generazionale, diciamo, per aiutare l'imprenditore nel proprio passaggio generazionale, bisognerà poi valutare di volta in volta di che tipo di impresa si tratta e di che tipo di famiglia si tratta e quali sono le intenzioni poi future dell'imprenditore. Questo per ovviamente cercare di dare all'impresa stabilità. Stabilità vuol dire poi indirettamente un modello di governance moderno e poi ovviamente la professionalizzazione della gestione manageriale dell'impresa.
E nel nostro sistema giuridico, nel nostro diritto, ci sono diversi strumenti che sono stati proprio introdotti dal nostro legislatore per favorire al massimo il passaggio generazionale dell'impresa, sia dal punto di vista civilistico che dal punto di vista fiscale, cioè con degli incentivi, diciamo, delle esenzioni, e proprio perché diciamo, invogliare gli imprenditori a utilizzare uno di questi istituti in modo da rendere più stabile il passaggio generazionale e ipoteticamente dargli successo. Questo, uno di questi istituti di cui parleremo a breve, è il trust, l'altro è anche l'intestazione fiduciaria, poi conosciamo il patto di famiglia, molto importante, utilizzato in sede di imprese, e altri come l'atto di destinazione, il contratto di affidamento fiduciario, ce ne sono altri, tanti altri. Sono tutti strumenti che finalizzati proprio alla trasmissione da una generazione a quella successiva delle quote di partecipazione o delle azioni. Il trust è uno strumento ultimamente molto impiegato perché consente una personalizzazione di altissimo livello, cioè è uno strumento che proprio si fa in base a quello che è il cliente, a quella che è l'impresa, a quelli che sono gli eredi, e quindi, cioè, avendo così tanta flessibilità, è uno strumento che viene sempre più utilizzato. È uno strumento giuridico di derivazione poi anglosassone, che è stato introdotto già da diversi anni nel nostro ordinamento e che viene utilizzato anche con una specifica legge prima, diciamo, di iniziare il nostro incontro. Si parlava poi di associazioni benefit che fanno del bene a favore dei soggetti deboli. Ecco, il trust, con una legge del 2016, è proprio stato istituito come istituto proprio per favorire il passaggio generazionale, la protezione anche dei soggetti deboli, cioè la proprietà dei beni a favore della tutela dei soggetti deboli e dei disabili. Questo è perché è un soggetto di enorme valore. Allora, in poche parole, cosa succede? Col trust la proprietà effettiva, cioè dei beni, quindi delle partecipazioni, viene trasferita dal disponente, che di solito è l'imprenditore, in trust. C'è proprio un trasferimento della proprietà. Il trust viene amministrato da un amministratore terzo, che può essere anche più di uno, che si chiama trustee, e che è un amministratore sostanzialmente fiduciario, che amministra questi beni secondo quanto è previsto in un atto, che è un atto istitutivo molto simile a uno statuto, molto più corposo, dove viene disciplinata tutta la vita presente e futura del trust. E ciò a beneficio degli eredi e quindi dei beneficiari, o per uno scopo, semplicemente mantenere, per esempio, l'impresa negli anni e massimizzarne i profitti. Ecco, scopo molto ampio che comunque deve essere perseguito dal trustee. Trustee che poi viene vigilato da un guardiano, uno o più guardiani, che sostanzialmente è come se fosse il collegio sindacale, diciamo, con poteri molto pregnanti del trust. Il trust è stato utilizzato per temi di passaggio generazionale da Antinori, dove è stato utilizzato un trust che prevederà il coinvolgimento di 6 generazioni. Questo perché? Perché Antinori aveva un tema di frammentazione della propria proprietà tra i rami familiari. Antinori ha diverse aziende vinicole sparse su tutto il territorio italiano, storicissime, e se è una delle aziende di famiglia, imprese di famiglia più storiche, e se non avesse pianificato questo passaggio generazionale, probabilmente avrebbe subito una frammentazione di tutto il patrimonio tra figli, nipoti, mogli, eccetera. E questo avrebbe portato ovviamente a una disgregazione di quello che è Antinori. E quindi ha utilizzato il trust per conferire il patrimonio affinché tutto il patrimonio nel corso degli anni avesse comunque una stabilità.
Brunello Cucinelli invece, un caso diverso, è stato molto pubblicizzato, quindi invito tutti ad andare a vedere un po' che cosa è stato fatto. E, Brunello ha due figlie, una delle quali non voleva entrare in azienda, l'altra invece è entrata all'inizio in azienda senza comunque ricoprire un ruolo diciamo di spessore, nel senso che è entrata, lui diceva, abbastanza svogliata, senza comunque fare degli studi specifici, eccetera. E Brunello a un certo punto ha deciso di istituire un trust per valutare se effettivamente negli anni devolvere poi le partecipazioni alle figlie e in che misura, oppure cedere l'azienda. E quindi sarà questo trust a dover decidere, è un trust molto, diciamo, tecnico, formato da diversi guardiani, in modo che potessi garantire a Brunello, diciamo, di concentrarsi su altre cose e non sui temi di passaggio generazionale. La famiglia De Longhi, anche lei ha adottato il trust per il passaggio generazionale e da ultimo comunque Fininvest per tutti i temi di controllo di Mediolanum. Ecco, per quanto riguarda l'esempio che porto oggi, è un esempio di un'impresa, è un'impresa di piccole dimensioni, una quarantina di dipendenti, dove all'interno lavorano i familiari di prima, seconda generazione. E, diciamo, in verità si tratta della seconda, poi la terza, perché chi ha fondato questa azienda è deceduto da poco e prima di morire ha fondato questo trust. Trust finalizzato al valorizzazione dei propri familiari che nel corso della vita avessero voluto comunque lavorare nell'azienda. L'azienda non è una società che produce ad alto livello, diciamo, tecnico, e quindi non servono particolari studi, e diciamo il trust è stato fatto proprio per valorizzare tutti gli eredi, sono quattro rami familiari, perché potessero lavorare all'interno della società. E il trust dura 90 anni, coinvolgerà tre o quattro generazioni, si vedrà poi in futuro. I beneficiari quindi sono sia tutti gli eredi del disponente, cioè tutti i successori in verità, e poi anche soprattutto con valorizzazione di quelli che andranno a lavorare all'interno della società. Cosa comporta ciò? Il trust detiene una maggioranza importante, l'80% delle partecipazioni, quindi vuol dire che i redditi che il trust, i dividendi che verranno distribuiti dalla società, il trust potrà ridistribuirli ai beneficiari che lavorano in società o che studiano per andare a lavorare o che comunque hanno valorizzato la società in base a determinati, diciamo, parametri che vengono individuati ogni serie di anni. Questo proprio per valorizzare il passaggio generazionale e farlo in modo stabile, in modo che comunque l'80% il trustee possa decidere per loro e ciò non crei comunque conflitti all'interno dell'assemblea dei soci. Quindi è un modo di utilizzo del trust molto, molto efficace e che comunque comporterà poi nella serie per i prossimi anni di valorizzare appunto questa società. Poi trust che voterà all'interno dell'assemblea e comunque potrà incidere sulle decisioni più importanti per la società. Altro tema, intestazione fiduciaria, è un mandato di intestazione fiduciaria che la società fiduciaria fa per le proprie caratteristiche ed è il contratto mediante il quale la società fiduciaria assume in amministrazione per conto del proprio cliente, l'imprenditore fiduciante, beni non propri, quindi non c'è un trasferimento di proprietà come c'è nel trust, rivestendo poi la società fiduciaria nei confronti dei terzi il ruolo di intestatario di tali beni. Quindi qua c'è uno schema, sostanzialmente da sopra il proprietario fiduciante, l'imprenditore, affida
alla società fiduciaria in amministrazione le partecipazioni e ciò comporta una dissociazione tra la proprietà formale e la proprietà reale, cioè la società fiduciaria risulta nei confronti dei terzi quale proprietaria anche se realmente non lo è. Quindi per questioni di riservatezza, poi vedremo anche per altri temi, è una cosa che viene molto utilizzata. Questo è un esempio di una visura dove vedete che il 50% delle partecipazioni di questa società è detenuta da sito fiduciaria e questo è quello che risulta in misura. Qua le altre partecipazioni in grigio sono un'altra società, comunque dietro SIFIR ci può essere uno, due e anche 100 soci, società di capitali o persone fisiche. Questo ha effetto sulla riservatezza, sulla reale proprietà delle partecipazioni, sulla possibilità di cessione anche parziale di un pacchetto, come abbiamo detto, un'operazione di private equity. Voglio fare entrare un socio investitore, non voglio far vedere ai miei competitor o agli altri che è entrato un socio investitore, cosa faccio? Faccio questa operazione di private equity, tra l'altro con intestazione fiduciaria, tra l'altro regolando anche all'interno del mandato fiduciario eventualmente una serie di condizioni tipo patti parasociali che possono essere, diciamo, disciplinati in modo riservato all'interno del contratto del mandato fiduciario che si fa con la società fiduciaria e che vincola certamente il socio che entra, perché a differenza di un parasociale che ha un vincolo obbligatorio che però non è vigilato da nessuno, quando si fa un contratto fiduciario con una società fiduciaria e all'interno del mandato si prevedono determinati patti, è la società fiduciaria stessa che deve vigilare che i due suoi imprenditori e clienti adempiano, altrimenti non può proseguire, altrimenti non può votare in un modo oppure nell'altro, quindi certezza di adempimento. Qui porto altri due casi. Il primo è un imprenditore che vuole procedere alla riorganizzazione degli assetti proprietari della propria impresa, coinvolgendo un investitore esterno, abbiamo visto l'operazione private equity, anche di minoranza, come avete sentito prima, oppure cedendo la proprietà ai propri figli. Questo in ottica di iniziare il passaggio generazionale. La cessione della nuova proprietà è un'operazione standard, la quale si fa normalmente quando l'imprenditore vuole responsabilizzare i figli, dicendo va bene, vieni in azienda, ti cedo la nuova proprietà, io mi tengo l'usufrutto, quindi andrò in assemblea, deciderò, mi tengo i dividendi, gli utili della società, però intanto tu hai la nuda. E poi nel caso valuteremo che cosa fare. Ecco, se vuole farlo tenendo, diciamo, sotto controllo l'operato del figlio, oppure cedendo l'usufrutto per valorizzare l'attività del figlio e tenendosi lui la nuda proprietà, è possibile farlo attraverso un'intestazione fiduciaria dove all'interno dello stesso contratto magari sia padre che figlio disciplinano la gestione delle partecipazioni. È il caso che ha fatto Caprotti, che ha visto anche un contenzioso di diversi anni con i figli, Caprotti ha sostanzialmente ceduto le partecipazioni ai figli con intestazione fiduciaria. Secondo caso, l'imprenditore vuole limitare il più possibile la conflittualità all'interno dell'assemblea dei soci. Stessa cosa, come abbiamo detto prima, procede all'intestazione fiduciaria delle partecipazioni mediante un mandato plurimo, cioè più soggetti danno un unico incarico alla società fiduciaria, disciplinano all'interno le tipologie di voto, le maggioranze, eccetera, e sarà la fiduciaria poi andare in assemblea a votare in considerazione degli accordi presi tra i soci. Differenze tra gli istituti: trust, grande livello di segregazione e protezione patrimoniale, l'imprenditore con debiti o il soggetto comunque onerato da determinati debiti è protetto perché comunque una volta conferiti in trust le partecipazioni non potranno essere aggredite, quindi l'impresa esce da tutte le tematiche di responsabilità dell'imprenditore, grandissima flessibilità del trust, grande anche pochissima semplicità perché comunque ovviamente è molto complesso fare un trust per l'imprenditore, alta durata, durano fino a 100 anni i trust e poi possono essere prorogabili e costi legali abbastanza alti a differenza del mandato fiduciario perché è uno strumento fatto sull'imprenditore, però con grande agevolazione dei costi fiscali. Ecco,
andando concludendo le mie slide, sappiamo quali sono i check-up organizzativi dell'associazione a favore delle imprese. Ecco, il VDS Advanced è probabilmente quello che comunque permette anche una valutazione dello stato organizzativo dell'azienda rispetto alle operazioni straordinarie di ingresso di capitale e quindi anche una diciamo valutazione della situazione patrimoniale e proprietaria della società in ottica anche appunto di passaggio generazionale. Questa è l'ultima slide per le domande eventualmente, trovate in fondo poi anche la mia mail se eventualmente avrete degli approfondimenti. Ecco, ringrazio tutti per l'attenzione e passo la parola, poi penso a Andrea che lo vedo in... Sì. Prego. Grazie mille Leonardo, è stato assolutamente incisivo e assolutamente molto molto chiaro, interessantissimo il tuo apporto, soprattutto per quanto riguarda tutta la casistica e i business case. E grazie a Stefano naturalmente che ha organizzato l'incontro e naturalmente la partecipazione. E poi volevo ringraziare anche Alessandro Pistagnesi, che non si vede oggi, ma come co-coordinatore del tavolo finanza e controllo ci ha dato una bella mano su tutta la parte operativa. Sono un paio di domande che possiamo anche tranquillamente, se Lucia sei disponibile, c'è una domanda per te. Non so se riesci a ricollegarti. Non so, Lucia, mi senti? Sì, però non è, il video non mi dice che l'hanno, lo Zoom Master me l'ha tolto, se me lo ridà. Ah, adesso te lo ridiamo. Oppure l'audio comunque funziona. Sì, l'audio funziona, intanto ti faccio sentire la domanda. Sì. Che fa Rita Castellani, che chiede in cosa consiste l'esperienza di Business Angel, se riesci in un minuto a darci un'idea. Ah, l'esperienza di Business Angel. Il Business Angel sostanzialmente è un investitore in una startup che però non investe di solito solamente dei propri soldi. Sono di solito sono professionisti, manager o anche imprenditori. E quindi apportano alla startup in genere, anche questo è una così, non sempre, però insomma possono apportare alla startup il proprio know-how oltre che le proprie risorse finanziarie, quindi magari il suo network nel business della startup oppure così capacità appunto organizzative, finanziarie, quindi è un angelo del business, una figura un po' che pochi conoscono forse ancora, specialmente magari gli imprenditori. Ci sono dei network anche di business angel organizzati assieme, in cui insieme i business angel investono in startup che reputano interessanti. Ecco, sostanzialmente è questo. Ottimo. Grazie Lucia. Rita ti ringrazia e... direi che ha gradito diciamo l'esposizione. Grazie a Rita. C'è un'altra domanda di Giulio Sant'Antonio che ci chiede quali sono i canali che un imprenditore potrebbe utilizzare per selezionare il giusto manager che possa prendere in mano le redini dell'azienda. È una domanda abbastanza complessa. Diciamo possiamo rispondere, se vuoi rispondere tu Lucia molto volentieri. Adesso voi siete forse parte in causa, io posso rispondere. No, ci sono vari canali, insomma, io quello che mi viene in mente prima di tutto, per esempio, è se una società è associata a un'associazione tipo Confindustria oppure sì, la società voglio dire, oppure avvicinare ecco un network tipo AICIM, oppure come dico come impresa, certo. Magari anche già la Confindustria può dare dei canali di entratura dentro reti di
di manager, poi c'è Federmanager che è Federmanager o Manager Italia, ci sono delle federazioni di manager, poi ci sono anche queste nostre tipo no, con la nostra rete, la nostra rete ICIM, entrare un po' in questi canali un po' diversi, bisogna aprire un po' la visuale, uscire un po' dal day by day dell'imprenditore che è sempre lì a guardare la propria azienda e aprire un pochino la visuale su network esterni. Ecco, poi c'è un suggerimento di Michele Vanzi che giustamente sottolinea che è importante che il manager conosca modelli di business adeguati ai tempi come quelli promossi da AICI. Quindi, diciamo, noi diamo il nostro messaggio, diamo il nostro contributo come sempre. Siamo stati perfettamente nei tempi, direi. Io ringrazio innanzitutto tutti i relatori perché avete fatto un lavoro straordinario dal mio punto di vista. Ringrazio Stefano, ringrazio Leonardo Arienti, vicepresidente di SIFIR, che ha dato veramente una panoramica su una serie di strumenti molto complessi e che comunque, come avete visto, sono applicati e applicabili a business case di ampio successo. E a Marco, naturalmente, e Lucia, che hanno sviscerato, direi, una vita, un'esperienza molto importante dal punto di vista imprenditoriale. E quindi anche auguri, Lucia, naturalmente, in bocca al lupo per tutte le attività legate. Grazie. Al business angel e alla consulenza, e ridiamo la parola al presidente. Io intanto vi saluto, vi ringrazio e ci vedremo naturalmente sui canali ICIM prossimamente. Ricordo a tutti, naturalmente, grazie a lei Giulio Sant'Antonio, ricordo a tutti naturalmente che i webinar rimangono sul canale YouTube, sono assolutamente gratuiti e potete diffonderli senza alcun problema. E naturalmente ricordo anche il lavoro, gli articoli del tavolo finanza e controllo, degli altri tavoli, IT, sviluppo competenze, HR, il tavolo organizzazione. Quindi tutte attività che AICIM fa gratuitamente, diffonde assieme agli strumenti fondamentali che ha ricordato anche Leonardo Arienti, cioè il BDS, i quattro check-up organizzativi, quello check-up base e IT, Ecofin e la parte diciamo più legata invece a parte straordinaria, le aggregazioni che è l'Advance, e tutto questo naturalmente gratuitamente noi continuiamo a farlo, molte imprese ci stanno contattando, alcune le stiamo già aiutando e naturalmente ci vediamo per il prossimo appuntamento. Grazie a tutti, la parola a Gianmarco Biagi per i saluti. Grazie Andrea, io vi porterò via ancora un minuto per dare un taglio, anch'io mi associo ai grazie a Lucia, a Marco, a Leonardo, devo dire molto bello, molto intimo come webinar oggi, ma d'altra parte voglio dire Lucia ha avuto una storia imprenditoriale, la sua famiglia importantissima a Bologna, quella technicality chiaramente di chi gestisce strumenti non noti, non troppo noti come le fiduciarie, non noti ai più, ecco, no? Cioè, storici ma non noti ai più. Come le fiduciarie, i trust, roba del genere. Vedete, un trust richiede un gesto di fiducia enorme, no? Perché vuol dire delegare a un terzo il potere. Tra l'altro spesso un trust non è revocabile, cioè, ma ci sono tutta una serie di cose, e tant'è che sono stati fatti nomi da Leonardo, molto importanti, di grandi imprenditori italiani, eccetera, che comunque arrivano a... ho avuto l'onore di conoscerne alcuni... questi colleghi, non pensate che siano poi così mentalmente aperti o robe di questo genere, cioè sono semplicemente dei passaggi legati alla sopravvivenza, quindi però fondamentali, strumenti fondamentali. Ecco, aggiungo un punto di vista di taglio molto AICIM a questo punto, a chiusura, ringraziando chiaramente tutti quelli che hanno dedicato alla propria cultura un po' del sabato mattina, il fatto che tutto questo deve far parte di un piano industriale. Cioè questi passaggi generazionali e gli strumenti connessi non possono essere né casuali né legati a momenti di improvvisazione o necessità. Non si mettono le inferriate dopo che sono venuti i ladri, ok? Le inferriate alle finestre vanno messe prima, d'accordo? O gli allarmi in casa vanno messi prima che arrivino i ladri. Cioè significa che queste cose vanno pensate, studiate, messe nel piano industriale esattamente come un nuovo mercato, un nuovo prodotto, un nuovo manager,
una nuova filiale, una nuova acquisizione o l'apertura del capitale. Questo è fondamentale, perché se no spesso è tardi. Si comincia a fare poi queste cose di corsa, male, pasticciate, e poi dopo, perché a volte qui quando si parla di passaggio generazionale si ha a che fare con il primo bene di ognuno di noi, che è la famiglia, e poi dopo si ha a che fare con il secondo bene, quasi il primo, che è l'azienda, per chi fa l'imprenditore. E quindi attenzione, che sono temi stradelicati. Quindi ai colleghi imprenditori che sono collegati o quelli che poi normalmente ci vedono in tante migliaia nei giorni successivi, fatelo. Io stesso lo sto facendo. Quindi bisogna mettersi a sedere, pianificarlo, fare una pianificazione strategica. Deve far parte del piano strategico tutto quello che abbiamo discusso oggi. Perché se fatto con intelligenza diventa un'opportunità, altrimenti diventa un'emergenza, spesso un pasticcio, e spesso questo pasticcio crea poi liti anche familiari che sono devastanti. Spesso sono la morte delle PMI, ma anche delle grandi imprese, credetemi, perché le liti fra soci sono la cosa più devastante che possa esistere. Non c'è niente da fare. Quando i soci cominciano a litigare, l'azienda comincia ad andare in agonia. Mentre invece, se si sfrutta con intelligenza, si mettono queste cose in un piano industriale, così come, ripeto, un piano prodotti, piano marketing, un piano di aggregazioni, l'apertura del capitale, che fa benissimo, lo sapete che io sono un fortissimo fautore dell'apertura del capitale, e che nei CDA ci siano, va bene anche un familiare, ma persone fuori dall'azienda, sempre. CDA è un valore enorme in una società se è sfruttato bene. Quindi trasformare tutto questo in un'opportunità è possibile. Quindi oggi pensiamo di avervi dato un contributo. Grazie a tutti, ci rivediamo al prossimo sabato ICIM, al molto presto. Grazie.